Siamo nella Casa dei Girasoli, il centro psicopedagogico gestito dall'associazione Spazio H. Daniele Altieri è il presidente. Che cos'è Spazio H? Da quando è nato? Spazio H è un'associazione che nasce nel 2007 e raggruppa insieme famiglie di ragazzi con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e operatori volontari e operatori non volontari. È un'associazione che nel tempo ha dato origine a un centro che si chiama appunto il centro La Casa dei Girasoli, che è un centro psicopedagogico che si occupa di attività di integrazione sulla disabilità, nello specifico le disabilità adulte al mattino attraverso un progetto che è il Giardino dei Semplici, e alla sera si occupa invece di interventi nell'ambito dell'età evolutiva riferiti ai disturbi specifici dell'apprendimento, a disturbi dell'attenzione e dell'iperattività. A proposito di iperattività, se ne sente parlare tanto, è una patologia? È un problema, se lo vogliamo leggere dal punto di vista pedagogico, è un problema legato ovviamente al tipo di intervento educativo che viene realizzato nei confronti del bambino. Poi le scuole sono diverse, c'è chi legge l'iperattività come una patologia, quindi la tratta attraverso farmaci, connessi spesso e volentieri comunque a un intervento educativo, chi invece la ritiene una problematica legata all'educazione, quindi la tratta prevalentemente con interventi educativi. Noi facciamo parte dell'associazione, della parte dei bambini che ha questo tipo di lettura. Quindi un'attenzione diversa, sì, e soprattutto nello specifico all'educazione e al metodo di gestione di apprendimento. I progetti che avete sia per gli adulti che per i bambini, nello specifico, in cosa consistono? Allora, per quanto riguarda i bambini, il progetto è un progetto che riguarda i bambini nello specifico con disturbi dell'apprendimento e prevede interventi che fanno riferimento all'attivazione di metodologie e strategie per l'acquisizione dell'autonomia nello studio, che avvengono attraverso appunto delle metodologie di carattere psicopedagogico e l'uso di una serie di strumenti informatici. In questo senso collaboriamo con l'Anastasis di Bologna, che appunto produce strumentazione informatica per, nello specifico, disturbi dell'apprendimento. Per quanto riguarda invece gli adulti, il progetto di riferimento è il progetto Il Giardino dei Semplici, che è un progetto di inserimento lavorativo socioterapeutico. In questo senso si parla di un intervento che prevede la creazione di giardini di erba aromatica a cura dei ragazzi con disabilità intellettiva e di interventi all'interno di quelle che sono le sezioni di scuola dell'infanzia, quindi il lavoro con bambini dai 3 ai 6 anni, legato appunto all'educazione ambientale e all'educazione sulla realtà locale, che avviene attraverso strategie ludico-espressive, quindi racconti di storie e quindi proposte di giochi da parte dei ragazzi, supportati ovviamente dagli operatori del centro. Chi fa parte dell'associazione Spazio H? L'associazione Spazio H, come dicevo prima, è formata da genitori che ne hanno fondamentalmente dato l'origine. Una nostra genitore che è una delle fondatrici di Spazio H, quindi genitori con ragazzi con disabilità, di operatori che sono resi sensibili a questo tipo di problema e quindi collaborano anche in forma volontaria. Io sono uno degli operatori che collabora sul piano volontario, e di operatori che invece hanno con noi un rapporto professionale di tipo operativo.